Reazioni eterogenee dei cittadini nisseni sulla crisi politica culminata con le dimissioni del governo guidato dall'ormai ex premier Mario Draghi e il conseguente scioglimento delle Camere, che di fatto chiude la legislatura con un anno di anticipo. Il denominatore comune è l'insoddisfazione dei cittadini verso un sistema politico nel quale la gente sembra nutrire sempre meno fiducia. Dato non certo confortante in vista delle elezioni fissate per il prossimo 25 settembre. Sentiamo i pareri di alcuni nisseni che abbiamo raccolto. E tutto va a rotole, tutto va crisi di governo, pandemia, guerre, e tutto il mondo sta andando allo sfascio. Speriamo che si risolvano i problemi. E il fatto che ci siano le elezioni anticipate? Non lo so come andrà a finire. Quello che posso pensare è stato un errore. È caduto troppo tardi, doveva cadere prima, e comunque è una grande gioia vedere questo governo andare a casa, perché alla caduta di questo governo non va via solo Draghi, ma vanno via soprattutto dei ministri che hanno operato malissimo e che non hanno fatto certamente il bene dei cittadini. Io penso che hanno fatto male a voltare le spalle al Draghi, questo sicuramente. Non cambierà niente, perché chi sale sale al governo, ci sono sempre gli stessi elementi, quindi andremo sempre a peggiorare, secondo me, perché pensano solo per loro, non pensano per il paese. Quindi la caduta di Draghi la sentiremo sicuramente. Il giorno 25 settembre vediamo che dobbiamo fare salire. Ora speriamo in un governo migliore di quello che abbiamo avuto. Il popolo italiano si merita il governo e i governanti che c'è. Oggi ci sono soltanto politicanti, non ci sono figure preminenti. Tra parentesi, ora 25 settembre chi si deve votare? Lei sa se ci sono personalità anche a livello internazionale? No, per cui non hanno voluto Draghi. Sa perché? Forse perché era il migliore. E sul fatto che si vada a votare prima? O prima o dopo non cambierà niente, sempre in mezzo a una strada saremo.